Grazie, buongiorno. È una grande emozione per me essere qui. Come sono stato presentato, sono Alessio Pascucci, sono sindaco della città di Cerveteri e intanto vi ringrazio e faccio un grandissimo saluto al presidente Grasso e lo voglio ringraziare per due motivi, non soltanto perché è stato un eccellente presidente del Senato, ma perché è un faro della legalità e della lotta contro la criminalità organizzata e contro le mafie, un tema che spesso non sentiamo dire con la energia con cui vorremmo nella nostra nazione. Quindi la ringrazio davvero tanto per quello che fa per la nostra nazione. Sono spesso presentato come un sindaco giovane e questa cosa, devo dire, un po' mi infastidisce perché credo che viviamo in una nazione in cui abbiamo un problema lessicale, cioè tendiamo a usare le parole nel modo sbagliato, come è successo qualche giorno fa a Como, in cui qualche referente politico nazionale ha detto che quelli che sono entrati lì dentro hanno fatto un atto fascista, erano quattro cretini. Io credo che esistano delle parole giuste, i criminali vadano chiamati criminali e se non usiamo le parole giuste per riferirci ai giusti schemi della nostra realtà, poi le interpretiamo nel modo sbagliato. E questo è il motivo per cui quando mi dicono giovane mi innervosisco perché sono stato eletto per la prima volta nella mia città a 30 anni e credo che in una nazione civile un ragazzo di 30 anni che fa il sindaco di una città di 40.000 abitanti è normale. Sono le altre situazioni che non sono normali. Quindi, tra l'altro, non sono neanche convinto e credo che il presidente Grasso ne sia la testimonianza perfetta che la giovane età significa essere più bravi, tutt'altro, però insomma non mi piace stare all'interno delle categorie. Abbiamo fondato alcuni anni fa una rete che oggi, nello stesso giorno in cui voi siete qui, diventerà un movimento politico e che si chiama l'Italia in Comune. Nasceva perché da sindaco io sentivo un forte isolamento, cioè non sentivo di poter dare le risposte ai cittadini che venivano nella mia stanza e i cittadini che vanno dal sindaco sono quelli che non hanno il posto di lavoro, sono gli esodati che pensavano, pensate un po', che siccome avevano un contratto di lavoro a tempo indeterminato avrebbero potuto pagare il mutuo per tutta la vita. Invece non era così. Anche lì indeterminato era una parola usata forse nel modo sbagliato. Vengono le persone che hanno figli diversamente abili e chiedono a noi sindaci di dare più ore di assistenza all'interno delle scuole, cioè vengono le persone che ci chiedono di rispettare i diritti che sono previsti nella nostra Costituzione, quella su cui quando sono diventato sindaco ho giurato, però noi non abbiamo gli strumenti e quando ci giriamo per chiedere aiuto allo Stato, che cosa accade? Accade che troviamo un fuoco amico, troviamo tagli, troviamo riduzioni, tagli lineari nei comuni e l'impossibilità di dare risposte. Una volta un giornalista mi ha chiesto se era vero che io avessi detto che i sindaci erano stati abbandonati dallo Stato. Io ho detto no, magari ci abbandonassero, se lo Stato ci facesse fare il lavoro nostro, noi nelle nostre città potremmo risolvere un po' di problemi. Invece ci ammazzano. E la morte della democrazia passa per i sindaci, perché se non garantiamo i diritti essenziali ai nostri cittadini, è normale che poi abbiamo un livello d'astensione così alto. Tutti parlano del caso di Ostia, forse dimenticando che nel 2014 in Emilia-Romagna abbiamo avuto il 37% di persone che hanno votato. Nell'Emilia-Romagna, cioè nella nazione che era il faro della partecipazione civile e democratica. Quindi ho pensato con altri amici sindaci di creare una rete, l'Italia in Comune, in cui ci scambiavamo le buone pratiche, cioè ci copiavamo a vicenda le delibere che uno aveva fatto nell'altro comune per trovarci un problema risolto e per affrontare un altro dei problemi dei sindaci, che quando entrano in un ufficio e propongono una soluzione, il funzionario dice sempre che non si può fare. Questa è la prima risposta che ne abbiamo tutti i giorni. Quindi se tu trovi una soluzione fatta in un altro comune, vai dal funzionario e dici guarda, com'è che lui l'ha fatta? O è matto lui oppure la fate fare anche a noi. È nata così l'Italia in Comune, è cresciuta molto, abbiamo federato oltre 400 amministratori nei primi giorni e ci siamo accorti che era diventato un gruppo di mutuo ascolto, come gli alcolisti anonimi, i sindaci intorno a un tavolo che si sfogavano e poi tornavano a casa un po' più contenti perché trovavano sempre un sindaco che stava peggio. Questo era, diciamo, un po' il motivo per cui funzionava. Oggi abbiamo deciso di diventare un movimento, abbiamo annunciato di non volerci candidare alle elezioni del 2018 perché dobbiamo capire prima quale base valoriale costruire insieme, perché quando ci si sta insieme soltanto per le elezioni si perde di vista l'obiettivo. Noi dobbiamo poter fare una proposta seria alla nostra nazione e la vogliamo fare a partire dalla Costituzione italiana. Per questo vi ringrazio, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, vi auguro un buon lavoro e chiedo alla sinistra, che da sempre è stata baluardo dei valori costituzionali, di far sì che i sindaci possano non sentirsi più soli, perché noi siamo veramente l'appendice del dialogo con il cittadino. Spesso ci dicono che siamo l'ultimo. Spesso siamo l'unico e essendo l'unico c'è qualcosa che non funziona. E poi una proposta un po' finale. Chi dice che prendere la persona della strada e senza avergli fatto fare niente, portarlo in Parlamento sia rivoluzionario, dice una cosa, non sa che significa rivoluzionario. È rivoluzionario investire sulle professionalità.
è rivoluzionario pensare che chi non ha amministrato negli enti locali forse non possa scrivere le leggi della nostra nazione. Nell'antica Roma, che è stato un baluardo della democrazia, esisteva il cursus honorum. Uno poteva fare un ruolo politico solo se aveva fatto prima la gavetta in quello prima, perché il fornaio è più bravo oggi a fare il pane di ieri e lo sarà più bravo fra 5 anni. Io oggi spero di essere un sindaco migliore di 5 anni fa. Sicuramente ho più esperienza e se tornassi indietro farei delle scelte diverse. Quindi credo che l'esperienza sia un grande merito del nostro lavoro che facciamo al servizio dell'Italia e non sicuramente un demerito. Presidente, tanti auguri e ci auguriamo di avere una nazione libera e libera soprattutto dalla criminalità e dove i diritti possano essere garantiti a tutti. Grazie. Bravo Alessio, un applauso. Allora